Non siamo al Cosenza Club, perché vedete la maglietta. Oggi è d'obbligo. Oggi è d'obbligo la maglietta del Cosenza Calcio. Oggi è d'obbligo. Possiamo sapere a chi l'hai rubata? No, 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 ecco, mi ha pregato. No, voglio sapere. Posso parlare? È un regalo che non posso menzionare, che me l'ha fatto perché è troppo importante. Un personaggio? Sì, no! Il regalo è importante, non il personaggio. Ah. ti dico solamente senza nascondermi che naturalmente è il giocatore più carismatico e come Calciacalò, come Calciacalò, come Calciacalò, come Calciacalò, è più forte di questa rosa, tecnicamente dotato e io faccio no, per me. come hai fatto? No, non ci credo, come ha fatto? Cioè io non vi dico che il numero c'è scritto lì dietro, lo lascio al vostro. Lasciamo stare, fammi godere questi quattro gol. Quattro, su otto veramente. Su questi cioè, preambolo. Ah, ti ricordi? Scorso Ficcanaso abbiamo detto. Chi erano i 3 milioni del Cosenza, dove li troviamo? Nella formazione, sì. Nella formazione tipo della Serie B per la 34esima posso giornata. Posso tirare le orecchie a Micai? No. Sì, no. Io lo stimo tantissimo, è uno dei miei. Però guarda, certe volte. Famone, mica. No, ma da certe volte sai pure perché. Quando avrebbe giocato Marsone? Mai. No, che c'entra? Ma se la merita pure lui. Se la merita pure lui. Ci sono gli insostituibili in una squadra. Io non faccio allenatore perché io vendo giornali. Però io allenatore. Io allenatore ci sono 5-6 che non cambierei mai. Micai è uno di quelli. Micai non può essere sostituito da nessuno. Tutto il rispetto per gli altri, ma Micai in quel di Ascoli, che troveremo un ambiente rovente per tanti motivi. Ma Marsone è bravo. Sicuramente. Io parlo di sicurezza alla squadra, è diverso. Ma Marsone capisci? È bravo. Marsone è bravissimo. Posso parlare c'è anche però che è un portiere. Ma tu l'hai visto gli allenamenti? Sicuramente. Spero di fargli complimenti. Ma ci sarà anche Fontana Rosa, no? Mancherà pure Ventura. Allora. Volevo, ecco, sarebbe mancato uguale Venturi perché secondo me Viale è un allenatore che tatticamente è molto bravo, rinunciatario. No, però, ma che rinunciatario? Voi vi siete dimenticati l'anno scorso cosa ha fatto Viale, con che giocatori si è salvato? Posso parlare? Vi siete scordati? Io non mi annovero fra quelli che fanno la guerra a Caserta. No, infatti questo divide, io è mi un vergogno, discorso che divide. Io mi vergogno di questo. Sì, sì, perché se c'è qualcuno che pensa che io ce l'ho con Viale, è un cretino, lo posso dire. Viale tatticamente è un grande allenatore. Non mi piace il modo in cui gioca. Infatti adesso bestemmierò. No. No, questo mai perché io no, parli no, con un cattolico impegnato. Bestemmierò fra virgolette. È un eufemismo. Okay. Non è la verità. Pippo si è venuto polemico oggi. No! Ho detto bestemmierò perché voglio dire che il signor Viale ha fatto 8 gol facendo 2 partite, non arrabbiarti, col modulo di Caserta, solo che, posso parlare? L'ha corretto. Ha messo, bravo, giocatori più affidabili. Ma non è il modulo di Caserta. Giocatori più affidabili, perché Antenucci, Mazzocchi e Marras sono delle persone che possono fare sia l'attacco che la fase difensiva. Cioè, e la fanno in un modo egregio. Sono sicuro, non è il modulo di Caserta, questo è il modulo con cui è stata costruita sta squadra. Tu, per accelerare i tempi, non puoi stravolgere e passare al 3-4-3 o 4-3 che piace tanto a Viale. Hai insistito facendo le due mosse principali. Guarda, Caserta provò a dicembre, se ti ricordi bene, a fare la difesa a 3, non ci riuscì perché il discorso qual era? Lui era fissato con le due a centrocampo, però la mossa vincente è questa di trovare un mediano che scorazza per tutto il campo. Antonucci, quel lavoro che fa mediano, trequartista, apre spazio. Comunque. Ma no, non solo in fase di possesso, ma anche in non possesso. Comunque, che là la partita della gioca. Pippo, sono d'accordo, per la prima, una delle poche volte sono d'accordo con te. Quando mai? Abbiamo sempre le stesse cose. Esatto, però voglio fare complimenti a Viale perché quando c'è da criticare, critichiamo, ma non che noi abbiamo la verità perché in bocca, perché io non voglio fare, ripeto, lo non dico, siamo... io vendo il giornale e nella vita posso fare solo quello. Ma però, tu hai giocato a pallone, però, qualche guardato, cosa no, hai giocato a pallone. Ho guardato un miliardo di partite, sì, perché ma non, il calcio è il mio unico
la mia prima partita, il mio unico hobby, il mio unico sfogo. La mia prima partita avevo 9 che... anni, 10 anni, Cosenza Regina, 0-1, io, famosi. La mia prima partita fu... ci sono andato solo al campo, papà non voleva, mi sono scappato di casa e mi sono detto, cioè, i bari fuori il campo, tante mia, cose. Il 79 fu la mia, l'altro da Otello e Asso, Rani, Rocco, Reggiani, Ligoni, Missoni, Pato, Tagliere e Berardi. Vincemmo 4-3 con Siracusa, se non mi sbaglio. Giusti Vita Giovanetto, Campidonico, Fiore, Codognato, va bene, quindi, qualcosa possiamo dire. Sì, assolutamente. Senza criticare nessuno. Quindi dove voglio arrivare? Facciamo i complimenti a Viale, che ha capito che Venturi sull'esterno viene saltato sistematicamente da chiunque, anche Angelo Gambaro lo salta. E lo salutiamo, Angelo. Angelo saluta. Tanti saluti. Aspetti. E a tutta la situazione del Cosenza. Volevo dire, ha capito che Venturi non poteva fare il terzo e ha messo Cimino, che si è ben comportato sull'auto di sinistra. E poi ha spostato Meloni a destra, che ha fatto una grandissima... Ma oggi spiega tutte le cose che ha fatto una grandissima partita. Poi devo fare complimenti a Florenzi, che è entrato bene, ha dato vivacità. Ha dato vivacità alla manovra, è stato un beperino. E quindi quando la squadra risponde in questo modo vuol dire che l'allenatore è stato in gamba a preparare la partita. Perché noi non abbiamo una squadra che deve rischiare di retrocedere, non scherziamo. Devo dare il ringraziamento a Gianfranco Litrenta di Cosenza, che vive a Milano, è emigrato a Milano, Gianfranco, perché nel mezzo della conferenza stampa mi mandano un messaggio, anzi 5 minuti prima della conferenza stampa, calò gol alla Platini, e io gliel'ho girato a lui, sì, cioè, ma mi hanno mandato questo anche messaggio. Anche Zico, bravo, Gianfranco è uno che sa di calcio, ma anche Zico calciava queste punizioni. Assolutamente sì, ma questa è la specialità della casa. E poi anche il grande Dirceu, che purtroppo non c'è più, Dirceu, io avevo firmato pallone. Tu sei un tifoso del Napoli e con noi non puoi parlare perché casa quando di Cosenza. No, anche Dirceu giocava nel Napoli. Lo so, nell'Avellino, ma tu sei un tifoso del Napoli. Sì. Noi non abbiamo questo non è un edicolo. Questo è un punto di ritrovo. Questo è mio fratello, Antonio. Antonio. Se la telecamera è d'accordo. Salve, buongiorno, tutto a posto? Tutto bene? Insomma, siamo contenti, siamo felici. Vabbè, perché siamo un passo alla salve. Ah, dimenticavo. Presenza di Antonio alle partite, tutte e due Venezia, 8 gol, porta fortuna. 8 gol, 6 punti. Ma lo vado a prendere a casa io. Vediamo se con lo Spezia riusciamo ad averlo qui. Devi vincere domenica prossima. Facciamo Ascoli, vinciamo. Bravo, vinciamo 3-1. Bravo. E poi Spezia, netta partita, 2-0 secco. Quindi 3-1 ad Ascoli. 2-0. 2-0 Ascoli, 3-1 Spezia. Ok. Cioè 0-2 Ascoli, sì, 3-1 sì. No, 1-3 Ascoli, detto. 1-3 Ascoli, 2-0 Spezia. Vabbè. Sì, vabbè. Divertiti per sparare tutti questi numeri. Cioè, quello che c'è da dire, Ascoli, morsi tua vita mea. Non ci sono, perché se tu perdi ad Ascoli, ti ha preso l'Ascoli. Da 37 va a 40, sei a 42. Se perdi, non manifichi puoi, no, tutto quello che di buono hai fatto. Non esiste. Cioè, come è successo col Bari? Il Bari veniva qui, tra altre cose, Bellomo da Biasimare, metti le mani al collo a Calò. Bellomo, ma ti credi che sei ancora. Stai giocando nel quartiere? Ma che modi sono? Capisco il fallo di frustrazione, ci ha fatto quello Bellomo, che ha tombato. Bellomo è un ragazzo di. Se trovava. Bellomo è un ragazzo di Bari Vecchia e ho capito, è abituato quando... in questo modo. È un bravo ragazzo, fa le cassanate. È un pallo di Novama Cassano. Lo hanno richiamato a Bari per finire la carriera a Bari. Era un grande talento, però. A me lo dici, giocato con la Regina l'ho apprezzato molto. Lo voleva l'Inter quando aveva 16 anni, 17 anni. Però. Cioè, non puoi bruciarti così in una partita che poi è vero, loro come dire, sono stati pressati, ci sono state non con la partita del Cosenza, prima della partita che hanno pareggiato sono stati un po', c'è stato un faccia a faccia duro con i loro tifosi, adesso sono stati mandati in ritiro, però col Bari è stata la stessa partita che sarà con l'Ascoli, sì. Mors tua vita mea, perché o noi o loro, non è e che l'Ascoli, potevi scegliere. L'Ascoli, ho visto la partita, l'Ascoli col punto ci facevi un brodino. Ciao Jimmy Clay! Ha meritato l'Ascoli? Assolutamente sì. È arrivato il Bari, ci ha portato la colazione e abbiamo dovuto interrompere. Vi chiedo scusa. Allora, niente, stavo dicendo, sono felice. Però su cappuccino ci potete mettere pure cioccolati di Monica, un po' di peperoncino, no? Volevo quindi chiudere il discorso.
a Viale, perché è stato veramente tatticamente perfetto. Ecco, quando un allenatore ma leggi le partite. Nel secondo tempo tu hai fatto i cambi in funzione da come ti dovevi muovere. Purtroppo, diciamo, Caserta gioca quel bel 4-2-4, però se devi mettere, cambiare mano alla squadra durante la partita, al momento deve crescere. Lo abbiamo anche detto. Deve crescere, ma non per carità... tutti i cambi, però adesso ma nessuna facciamo critica. Un in bocca al lupo a Caserta, perché noi non siamo anti-Caserta. Assolutamente né no, un abbraccio pure. Noi siamo tifosi del Cosenza, un abbraccio al mister. E dobbiamo finirla di dire, io leggevo, guarda, ma schieramente ogni dici, volta ma che vince quel, il Cosenza, ma i messaggi che mi hanno mandato, leggo gente camminare i bot, ma stiamo scherzando? Allora, Facebook il Cosenza, ha rovinato il mondo, ha rovinato il mondo, c'è solo la squadra, non ci sono gli allenatori, esatto. E poi queste opposte fazioni, avete visto i posti del Bari, 2000 persone unite hanno cantato tutta la partita 1500, in zona di retrocessione, sì. Hanno cantato tutta la partita, hanno sostenuto. Vabbè, era la partita della vita, per loro, Sì, ma Bari, l'avremmo fatto anche noi. Ma Bari è un pubblico che è destinato a grande platee, voglio dire. Bari, io lo rispetto Bari, rispetto il tuo pubblico. Noi rispettiamo tutte le tifoserie. Sono andato a fare una trasferta a Bari, al Bari vecchio, allo stadio vecchio, ricordate quello con i gradoni, quei blocchi grandi, sì, di pietra. Bravo. La fiera di Bari, a un certo punto, alla favorita. Ero con, parliamo con Giuseppe Milicchio e con Giovanni Iuele, che avevamo il club fedelissimi allora. Cacciamo gli striscioni prima della partita, è venuto un signore un po', caccia sopra questi striscioni qua. Qua in striscione non si mettono. Abbiamo perso 2-0, abbiamo restituito con gli interessi. Anche questa, la sportività si vede anche in questo. Allora forse c'era più, non lo so. Comunque. Io rispetto gli amici di Bari, anche perché, guarda, seguono la squadra e venire qua in queste situazioni classifiche. Però posso dire che sono stata una tifoseria correttissima. La più corretta vista a San Vito. Caspita, ma io penso, Vito, che la più corretta. Penso che te aspetti, si dovrebbe fare in questo modo, non atteggiandosi. Mi permetti un piccolo ripiglio al nostro pubblico? Come no? Sul 2-1 ho sentito qualche mugugno. Io voglio ricordare che la squadra, quando è in sofferenza, non si critica, si tifa, soprattutto quando è in sofferenza. Il Cosenza non è in sofferenza, il Cosenza ha preso il 2-1, si era rilassato perché si è mangiato 4 gol, cioè la prima mezz'ora. Tutino poteva fare il terzo gol, sì. La prima mezz'ora, no, ha provato, è stato bravo. Ci sta che è una squadra l'arbitro, che all'ultima spiaggia reagisce in quel modo, assolutamente. Se Nasti segnava, due pali hanno preso. Palermo, palo interno, è uscito la A proposito, il direttore Poli, non è che Sibilli se ne vuole andare, perché dopo Antonucci, Marras, noi ci piace Sibilli. Voglio concludere dicendo una cosa al nostro presidente. Sì. Ormai abbiamo fatto una tregua col presidente, non lo stiamo criticando più, è vero. Ma non è questione di criticare, ha fatto i soldi spesi per la squadra, quest'anno non gli possiamo dire niente. A suo tempo, diciamo che... Però è sempre quello, però, quest'anno bisogna si organizzare. Diciamo il cappello, lo staff, presidente, perché la squadra l'ha fatta. No, queste sono cose sue. Volevo dire al presidente, se è possibile, dato che questa è una squadra che secondo me la base è ottima, di confermare, ormai Micai c'è il contratto, di confermare queste persone che hanno dimostrato di essere Antenucci. Ecco, è il nodo più... Che dire Gennaro? Gennaro, allora, è entrato in campo con Benedetto, con sua figlia e il figlio piccolo in braccio. Tutino ha due figli. Li ha portati tutti e due in grado nella partita. Ma no, Cosentini, perché sono nati a Cosenza. Sono nati qua. Sulla carta d'identità c'è scritto Cosenza. Lui sarebbe non felice di rimanere a Cosenza, felicissimo. Auguri, Gennaro. No, 16 gol, ha battuto il record di Marulla e di. Poi qua diciamo tutto. Rende di Lucarelli, se non sbaglio. Negri ha fatto il record 19, se non sbaglio. O inverto i due. Mo. No, questo non lo so. Però ci sono giocatori che rendono più con una casacca. Di più con una casacca. Ti faccio l'esempio Lambande. Cialanoglu al Milan hanno cacciato i notti, no? Sì, sì. E l'hanno offeso continuamente. Io stanno, ahimè, ho seguito l'Inter perché gioca bene, a me piace come gioca l'Inter e l'ho seguita. Cialanoglu è stato imbeccabile, 13 gol, sempre uno dei migliori in campo. Questo che vuol dire? Che la maglia dell'Inter gli ha fatto bene, è cucita sulla pelle, gli ha fatto bene. È un ambiente Tutino sereno. Ce l'ha cucito la stessa cosa blu. Mi trasferisco a Tutino, presidente. Fallo uno sforzo e tu. Tinatello, spigliatello. Qualche sforzo. Noi con Tutino siamo. Non lo so, siamo più allegri dopo di assolutamente. Tutino sì.
torna il sorriso. Tu tiro 16 gol, 8 pali. Se io ci penso, ormai, gol, 8 pali. Ormai con quale naturalezza segna di piatto di destro sinistro di testa? Cioè sembra Van Basten. Ma pure il gol che ha fatto sabato, mamma. Perché di destro a Reggio. Di sinistro ma sabato. Lo scambio dalla palla a Marras profondità, lui in area stiamo avendo il miglior Marras per questa squadra è fondamentale, non dimenticarsi che dallo scorso anno lui e Mikai hanno fatto la differenza insieme a Marco Nasti si va ad Ascoli. Devo essere sincero, guerra. Uno come Camporese non lo toglierei mai, no, assolutamente. Ecco, al discorso di prima, se io faccio l'allenatore, questi 4-5 con me vanno sempre in campo, ma tenere a Frepo non va niente, ma tenere a Varicella non va niente, vengano, cioè, capito? Sì. Ma e Zuppi in gamma va in campo lo stesso, cioè Camporese Mikai, Tutino, e Marras, e devo, guarda, perché mi devo ricredere, perché ricredersi non è una vergogna, se questo calò mi devo inchinare e devo chiedergli anche scusa. Perché allora lanciamo un'altra cosa, indovinate la maglia di chi è? Lo mettete nei commenti sotto. No, no. A chi vince non glielo diciamo, ma gli facciamo un regalo, ciao. Che so io che cosa. Ciao, indovinate di chi è la maglia, però sotto nei commenti dovete metterlo. Tanto prima o poi uscirà fuori, perché te la scoprirò sicuramente l'ultimo del campionato, te la dico. Dal mio sorriso. È sì. Una maglia, non si può dire. Allora, i giocatori sono già pronti, sono sull'autobus, stanno andando. Sì, 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 perché giochiamo. Allora, da questo momento in poi, serietà, prepariamoci a quest'altra battaglia. Possibilmente vingiamola, perché la Scolani non mi sono tanto simpatici. Vabbè, ci sono stati scontri, due sì, tifoserie sì, non sì, si no, vogliono no, bene. Parlo di tifoserie, a me di tifoserie non mi frega niente, parlo proprio di squadra. Ecco, del Bari mi è dispiaciuto, sai, che le abbiamo sconfitte perché molto probabilmente abbiamo declinato. E un saluto a Ciccio Forte, che si è cacciato la ganga. Ciccio Forte, oltre che ha reso meno di quanto doveva rendere, però adesso vedi... Ci deve restituire... Se arrivasse a 10, insomma, sarebbe un miracolo, ci... Dillo tu chi può fare, avvocato. Vedi tu, noi vedete, quando vince il Covenza siamo felici, noi ci accontentiamo di poco. È giusto. Che vinca il Covenza. Ci abbiamo creduto fino a mo', dai. Siamo, abbiamo spinto sempre, ma anche se ogni tanto abbiamo criticato qualcuno, lo abbiamo fatto con amore, e la dimostrazione è il fatto che io Calò non l'ho mai visto così forte. Non l'ho mai visto così integro fisicamente. Calò. Il primo anno che voto Calò, quando ricordo, ha rincorso un avversario all'inizio, no? L'anno scorso. L'avversario ci ha lasciato 20 metri, perché Calò non era in forma. Noi, se critichiamo un ragazzo, è perché non è in forma. Sulle qualità tecniche di Calò non si discute. Ripeto, la posizione di Calò, Dirceu, Platini e Zico. Maradona non c'è un momento, perché Maradona abbiamo messo, cioè, oggi abbiamo parlato di Zico, di Dirceu, Platini. Maradona è Dio scesi in terra. Caliamo, perché noi abbiamo. No, poi possiamo chiudere con una canzoncina. Cioè, sì. Oh mamma, oh mamma, sai che c'è? Mi batte il corazon. Ho visto a Tutino. Uè, mamma! Vogliamo innamorato fare. Vogliamo fare. Un saluto ai tifosi del nord che fanno sempre sacrifici. Sì, tutti quanti, l'abbraccio a tutti quanti voi. Se che fuori casa siamo 1900, 1600, 1500, lo dobbiamo a voi, che non vi siete mai dimenticati di questa gloriosa maglia e di questa derelitta città, ma sempre che sta nel a mio noi cuore, cara. Come dice ma sempre a noi cara. Vogliamo salutare il signor Mariano, che ha portato bene. Sì. Da quando lui è intervenuto abbiamo risalito la china. Ho fatto vincere due partite, diciamo. Sì. E mo parliamo con Guaracci. Sì, diciamo. Parliamo con Guaracci, ti facciamo fare un contratto. No, no, super da Guaracci. Guaraccio. Abbiamo forza fatto Lope, una tregua con Guaracci per quest'anno. Ma, la tregua, non lo so chi ti è mortando più. Se riesci a confermare Tutino, io gli offro anche un caffè, vedi che ti dico. Ma lui non si fa pregare, sua figlia. Esatto. Figlia a metà, però sua figlia. Forza Lupi sempre. Ciao.